Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Il Milan ringrazia l'Inter, Muntari decisivo a Verona. È l'ultimo giocatore regalato da Moratti che fa le fortune dei cugini. Non vogliamo scomodare la definizione che José Mourinho diede in una storica conferenza stampa ormai 3 anni fa. È necessario, tuttavia, di fronte a un tale travisamento della verità sbattuto in prima pagina, fare qualche precisazione. Sulley Ali Muntari è stato l'11° giocatore nell'era Moratti a passare direttamente dall'Inter al Milan. Il primo è stato Maurizio Ganz. Oggi fa sorridere pensarlo, ma all'epoca l'attaccante di Tolmezzo si sentiva chiuso da Ronaldo e andò ai rossoneri per trovare più spazio. 9 gol in 2 campionati, mentre l'Inter alzava la Coppa UEFA, e un rendimento non esattamente da nazionale. 2 anni dopo, nel 1999, lo raggiunse Taribo West. All'Inter difensore roccioso, al Milan folcloristico e nulla più. 4 presenze in campionato, prima che i rossoneri gli lasciassero il cartellino pur di non rivederlo a Milanello. Interista fin da bambino? No, rossonero fin dalla tenera età. Nessuno ha mai capito la storia di Christian Brocchi, che si trovò a giocare nell'Inter, senza lasciare tracce, per poi passare al Milan, lasciando giusto qualche orma sbiadita, giocando poco o niente. Diversa è la storia di Andrea Pirlo, ma diversa è anche la sua valutazione. Venne ceduto al Milan per una discreta somma, non certo gratis, per un giocatore che, all'Inter, anche e soprattutto per suoi limiti, aveva soltanto lasciato intravedere sprazzi del suo enorme talento. Talento che non aveva, in effetti, Cyril Domoreau, difensore che nella stessa estate passò ai rossoneri, che lo tesserarono, gli fecero firmare un ricco contratto e dopo 10 giorni di ritiro lo spedirono in prestito in Francia. Lo stopper croato Dario Simic, invece, in rossonero fece un'onesta carriera, trovando però pochissimo spazio. L'estate successiva fu la volta di Clarence Seedorf, forse l'unico vero rimpianto tra gli 11 calciatori menzionati in questo servizio. 3 anni di pausa e poi gli ascari mediatici si scatenarono per il cambio di sponda del Naviglio di Christian Vieri, annunciato in pompa magna. Un misero golletto in 6 mesi, il bilancio della sua avventura in rossonero. Non molto meglio fece invece Giuseppe Favalli, approdato al Milan l'anno successivo. 4 stagioni decisamente incolori, mentre molto peggio, se possibile, fece Amantino Mancini, che nell'anno del triplete interista ebbe la malaugurata idea di passare in rossonero a gennaio. Non proprio un tempismo perfetto. E lo stesso Sulley Muntari, non più tardi di sabato scorso, nel disastro rossonero contro la Fiorentina, ha perso ben 16 palloni, meritandosi un 4,5 in pagella dalla Gazzetta e la definizione di leader negli errori. Insomma, 2 giocatori su 11 è un po' poco per titolare "è l'ultimo giocatore regalato da Moratti che fa le fortune dei cugini". Ma il tifoso interista a certi titoli e a taluni trattamenti mediatici è abituato.